spettacolo più bello del mondo, invece in realtà sarà, non sarà per niente. Anche se magari, visto la moda in giro di questi temi, a qualcuno potrebbe pure piacere, però diciamo che fatto sulle, il povero Verdi si girerà nella tomba, ve lo dico. Allora, quindi all'inizio ci sarà un inizio serio, con bravissimi musicisti, con bravissime ballerine, quindi inizia questo Verdun tutto bene, applausi normali alla fine del Verdun. Dopodiché parte il pezzo rock di Metal, sempre sulla traviata, e allora lì proprio ci deve essere la standing ovation, ok? Quindi deve sembrare proprio che vi è piaciuto molto, ok? Dovrete recitare. Sarete i nostri complici, quindi mi raccomando, siate attivi, partecipate bene. Sì, esatto, sarà una sorpresa, perché speriamo che non se ne vada prima che io abbia spiegato che era uno scherzo, se no mi rovino la presentazione. Grazie di essere qua e spero che vi divertiate, perché penso che sia una cosa. E dopo comincerà un vero spettacolo e allora dopo capirà, io lo dirò, ok? Svelerò il segreto. Va bene? Grazie a tutti, cerchiamo di cominciare. Generale, ed è bello dire una prova generale, così se succede qualcosa che va storto siamo, diciamo, deresponsabilizzati. È un nuovo spettacolo, una nuova produzione e siamo contenti e grati di poterlo fare qui a Città di Castello, e questo teatro ormai per me è diventato casa. Non voglio anticipare niente, io sono una tradizionalista, amo la musica classica, però ho voluto un po' cercare di modernizzarmi un po' in questa nuova produzione, mantenendo sempre l'amore per il classico. E non vi voglio anticipare altro, vi dico buona serata, buon divertimento, anche se, ripeto, è una prova generale. E grazie a tutti per essere qua. Grazie.
Grazie, questo vostro entusiasmo mi fa proprio felice. Bravo! Un applauso ai due bodyguard, grazie. Allora, io vorrei dire una cosa, c'è Alessandra Carmignani? Ecco, si può avere un po' di luce? Ale, ma mica avrei pensato che io mi sono impazzita? No. Ah, ecco! No, allora, devo dirti la verità. Non è vero che questa è una prova generale di un mio spettacolo. Questo era un modo scherzoso per dirti che vogliamo festeggiare stasera qualcosa. Ed era uno scherzo, in realtà non è un vero spettacolo questo, il vero spettacolo deve ancora cominciare. Mi perdoni? Assolutamente sì. Grazie. Allora, in realtà noi siamo qui riuniti perché nel 2020 ricorreva un anniversario importante, i 50 anni di Diamante, la scuola Diamante. Ed è colpa loro se io ho fatto questa cosa, perché mi hanno detto: abbiamo bisogno che ci fai uno spettacolo brutto. Ho detto: impossibile, invece si può. E loro erano tutti complici, tutti. Per questo c'è una lieva, una cosa brutta non potrai mai fare. Maestra, grazie. Allora, adesso speriamo invece di fare qualcosa di carino per festeggiare i 50 anni di questa scuola meravigliosa che ha dato a noi, cioè io dico noi perché tu non sai chi c'è là dietro, ci siamo in tante, un po' diciamo qualcuna un po' con qualche anno in più, però diciamo ecco sempre piene di energia perché c'è stata trasmessa da qualcuno e l'amore per la danza che in questo, diciamo, in questo giorno vogliamo celebrare, grazie a te che hai dato l'incipit a tutto questo. Allora, non mi voglio dilungare di più, ringrazio questi artisti che si sono prestati a questo luogo. Adesso comincerà uno spettacolo, uno spettacolo che è stato preparato di nascosto con tanto entusiasmo, non sarà perfetto, siamo noi che cerchiamo di dirti grazie e voglio chiamare un attimo Cristina, cioè no, dopo. Allora vi lascio adesso però per cominciare a festeggiare vorrei fare un brindisi. E questo brindisi che celebra questo splendido anniversario lo faremo stavolta con i miei artisti della Compagnia Italiana di Operette, la Nania Spettacolo, e con gli artisti della Scuola di Danza e questi musicisti fantastici che ci stanno accompagnando, Paolo e Fabio. Vogliamo fare un brindisi in musica. Grazie. Maestri, prego. Vediamo, vediamo, vediamo.
Diciamo un'organizzazione perfetta, studiata, nei minimi particolari, quindi... Perfetta non lo so, diciamo che il tono della serata sarà molto confidenziale, siamo tra amici, quindi ce la dobbiamo godere un po' così come verrà Ale, perché è stato molto complicato gestire tutta l'organizzazione. Dopo il saggio devo dire che abbiamo avuto un complice d'eccezione.
qualcuno che hai molto vicino, secondo me. Avevi intuito qualcosa, Alessandro? Benissimo. Massimo, complimenti. Ciao Massimo. Certo, ovviamente. Un po' di informalità. No, comunque sia, io veramente ringrazio tutti gli artisti che in qualche modo si sono messi a disposizione per questa serata, e che sarà una splendida serata, ma una serata piacevole, perché poi quando si va a riconoscere un percorso così importante, penso che è lungo, importante, parecchio lungo, importante, e hai tanti amici di Alessandro. Grazie. Tantissimi amici, e questo significa che hai lasciato una traccia importante per la nostra città, per l'aspetto artistico, e è venuto spontaneamente, non è una cosa che è nata perché è costruita, quindi questo è il patrimonio più grande, oltretutto l'aspetto artistico che onestamente ho l'umiltà di capire di non essere in grado di giudicare, ma riesco a capire l'umanità che hai trasmesso, e questo è una grande dote, un grande patrimonio, e complimenti. Bene. Veramente a me sembra ieri che era, piccolo inciso, il 1970, quando mia madre andò dall'illuminatissimo sindaco Angelini, però forse in quel momento tanto illuminato non era, disse: voglio mettere su una scuola di danza. Angelini dice: signora, la danza a Castello non attecchirà mai. E quindi profetico e ci fu commendator Corsi, Solamedo Corsi, che ci diede il circolo come prima sede, perché lui aveva creduto in questa cosa. Ma il saggio fu drammatico, perché il teatro era chiuso da tanto tempo e ci facevano solo i veglioni, per cui mio padre organizzò tutti i falegnami della zona industriale per accomodare le sedie, non avevamo le quinte, c'era Nicolini, Menco Bertoldi, insomma era una banda, però riuscimmo ad andare in scena a giugno del 70, non so come, però veramente mi sembra ieri, perché io ero una ragazzina e adesso non lo sono più. Sì, il compagno questi barba. E adesso non lo sono più, sono volati sti anni, le ragazze sono cresciute tutte, come vedi, le ho prese che erano così, mo sono delle donne straordinarie. Siamo in di noi, Ale. No, la cosa che mi fa piacere, al di là di tutto, che ho sempre ribadito, che una scuola di danza privata non deve per forza tirar fuori dei ballerini. I ballerini li tirano fuori le grandi scuole, dove poi una scuola buona, importante, può mandare i suoi allievi. E non si può fare i ballerini a Castello. Però delle ragazze belle, che sanno gestire la loro fisicità, la loro cultura, questo è un patrimonio che una scuola di danza può dare. Al di là dell'insegnamento semplice della danza. C'è una cognizione musicale, una cognizione del corpo, un sapersi porre, come potete vedere, e lei ha ballato un po', la Cristina ha ballato poco, non ha ballato, però si vede, cioè quando vado sui posti le ragazze che hanno fatto danza, da me soprattutto. Sì, una piccola modesta, no, io ho passato tutta la mia vita solo pensando a lavorare e a insegnare nella maniera migliore possibile la danza, lasciando da parte anche delle cose private, cioè mi sono dedicata a questo lavoro e i frutti sì, io li vedo e mi fa piacere. Grazie Ale. Puoi creditarmi altre parole, le sorprese non finiscono, però sono onorata come detto il sindaco di essere qua stasera a festeggiare 50, anzi 52 a questo punto, perché siamo 2 anni dopo, ed è meraviglioso vedere quanta gente ti vuole bene, quanta gente ama ricordare Alessandra Carmignani come, no? Qualcuno che ha lasciato e ha fatto tanto per la nostra città. Bellissime le parole che hai detto prima, e mi fa pensare a quanto il talento di una bambina, di una ragazza, dipenda anche dalla famiglia che crede in lei.
se non sbaglio, quello che hai raccontato è stata la famiglia che la mamma è andata madre, dal sindaco, però il babbo ha organizzato la falegnameria. All'inizio è stata proprio mia madre che, siccome a scuola non mi prendevano e non mi sopportavano più a casa, mi ha mandato a Danza Perugia, che almeno si sfoga un po' lì. E beh, io devo tutto a questa donna che era veramente lungimirante ed era un grande carabiniere, chi l'ha conosciuta lo sa benissimo, insomma, che era una donna veramente tedesca. Però la famiglia è importante anche che la famiglia si informi su quello che si fa, cioè adesso c'è molta superficialità su queste cose, i figlioli, faccio la vecchia un attimo, però li parcheggiano da qualche parte purché se sbarchi il pomeriggio, non è così, non è assolutamente in questa maniera, bisogna che se io non conosco una cosa e mi posso informare, posso cercare di fare un passo avanti, perché la prima nascita di quello che sarà una ragazza non è sulle strutture, è dentro la famiglia, ed è la famiglia che dà l'input per tutti. E quando le mamme a volte venivano e dicevano ah non so che cosa può fare, tu mamma lo sai benissimo qual è l'indirizzo di tua figlia, quali sono le sue attitudini, quali sono, se la vedi. Se poi non la guardi, allora no, questo è chiaro, insomma. Grazie, e chiudo qua questo inciso, mi è piaciuto farlo perché ho trovato un po' la connessione con tutti gli sport che abbiamo vissuto, no? In questa settimana, tanti ragazzi che hanno vinto con le proprie squadre, la nostra città piena di sport, la danza è sia sport che arte, cultura, state contribuendo, Cristina lo sa bene, non soltanto questa scuola ma anche altre, col consorzio che è stato creato, proprio stanno contribuendo queste ragazze alla cultura della nostra città, quindi non stanno facendo soltanto qualcosa per sé, ma stanno facendo qualcosa davvero per la nostra città, quindi veramente sono come assessore alla cultura per la nostra amministrazione è una ricchezza questo ambiente, questo teatro con tutto quello che abbiamo rivissuto quest'anno, l'anno della ripartenza lo chiamiamo noi, e veramente è bello vederle ballare, è bello vedere la gente che credi in loro e si emozioni con loro, quindi grazie veramente per quello che hai costruito e che ci hai lasciato. Ti ringraziamo per la vicinanza, devo dire è preziosissima, in ogni circostanza tu in primis sei presente e ovviamente il nostro sindaco, grazie. La parola all'onorevole. Anch'io. Che è un amico, il best amico, sì, esatto. È mio amico questa sera. No, io sono qui, tengo anzi a essere qui come amico. Da quando mi sono alzato a quei pochi metri che separano la platea dal palco, ho sudato freddo perché ho fatto che dobbiamo fare? E il sindaco mi ha detto dobbiamo danzare. Allora ho capito che lo scherzo sarebbe veramente degenerato a quel punto. No, invece quando Massimo mi ha parlato di questa cosa e per me era veramente un privilegio perché credo innanzitutto di essere amico di lunga data di Alessandro. Abbiamo fatto tante cose insieme, anche qualche bel campeggio mi ricordo. Come no. Però tu devi ballare proprio, non c'è mai stato. Mai, assolutamente. No, e comunque io mi sento di dire soltanto questo. La nostra è una città straordinaria, una città. Cesare Brandi disse una volta è una città d'arte che profuma di tartufo, mettendo insieme due cose, due eccellenze, sia pure su piani diversi. È una città straordinaria, diciamo è l'unica città rinascimentale della nostra regione. Intendo dire davvero rinascimentale, intendo dire che la grazia, l'armonia fanno parte della nostra storia ma anche del nostro presente. Ecco, se negli ultimi 50 anni grazia, armonia, sono cresciuto in questa città e anche grazie a Diamante, anche grazie ad Alessandra, io sono non solo contento ma onorato di partecipare stasera a questa festa, perché è una festa nella quale la città e chi ti vuole bene ti ringrazia con tutto il cuore. Grazie. Va bene, ma non solo noi.
tutto il resto. Anche tutto il resto. Vabbè. Scoprirai strada facendo. Qual è il tuo posto d'amore? No, però non dentro. No, può stare dove preferisci, anche in crescendo. Esatto. Si unisce al crash del primo siparietto. Esatto, sì, anche più. Lo vedi bene, quello è lo, la regina della serata, ormai hai capito. Sulle labbra, sulle labbra, si muore.
E che dire? Che ci è rimasto nel cuore. Assolutamente, assolutamente. Bravo. Ed è una delle tante sorprese di Sandra. Il pubblico in sala ha un programma di sala, quindi sta seguendo dei dettagli che cosa verrà sul palco. Per te non è così, cioè non per te è una sorpresa. Sei tu. Quindi dall'inizio fino alla fine una marea di sorprese e Ivan è una delle prime. Posso dire una cosa? Andare a Sandra, io quasi 5 anni fa ci siamo innamorati, poi non siamo più lasciati, poi la fortuna che avete portato a me nella mia carriera, ballando titoli mondiali, 2 volte Sanremo, io non potevo non esserci stasera. Bravo! Beh, l'emozione, Alessandra, non la vivi solo tu, ma la viviamo anche noi. Stasera Cristina ci ha regalato veramente un momento di gioia, di emozione, che corrono nelle nostre vene. Sono qui un mare di ragazze che ripercorrono nella mia mente gli anni felici dei Saggi. 15 anni lunghi. C'è stata una bella occasione, esatto, insomma, di condividere questo momento di danza con i figli, e lo facciamo insomma quotidianamente, anche se chiaramente ognuno ha il suo percorso, io ho la mia vita, però ecco, ho avuto la fortuna che, ecco, di ritrovare la danza, perché il percorso che ho fatto dentro la scuola di Alessandra è stato forte, è stato importante, ha costruito, e la danza non ti lascia mai, e quindi se si riesce, bello anche non lasciare la danza, se si ha la fortuna di avere figli che accolgono questo messaggio, portare la danza e viverla con serenità. E ciò è possibile sinceramente solo in questa scuola. Cristina, questo è vero, accompagna i nostri percorsi e a tenerti a tutti. Cioè, ecco, la danza non è solo per chi vuole essere un ballerino. Noi guardiamo i ballerini, però la danza è dentro di noi. Come appunto Alessandra ha detto prima, io riconosco chi ha studiato danza, la tieni per sempre. E, ecco, come genitore ho avuto la fortuna di comunicarlo, ho ritrovato Alessandra da genitore e quindi siamo qui. Grazie. Io vorrei ringraziare ci attendo una lunga serata di danza. Lavoriamo con la visione. E quindi grazie per il tuo intervento. Tocca a te. Io ho scritto, Alessandra. Hai scritto benissimo, anch'io sto seguendo un po', non lo faccio di solito. Devi, Alessia, scusami, il microfono di Olimpia deve tornare. Scusa, della diretta, degli spettacoli costruiti un po' così. Allora, quest'anno, parecchi anni fa, sono arrivata insieme a Maria Teresa, di 10 anni, alla scuola di danza in via Sant'Andrea. E dopo aver salito 2 rampe di antiche scale alla sosta del pianerottolo, ci trovavamo davanti a 2 porte uguali. Abbiamo bussato una delle 2. Eravamo molto emozionati. Ci hanno fatto entrare in uno studio piccolo, ma accogliente, caratterizzato da molti oggetti di gusto. Poi, ecco che si presenta la maestra di danza. Una bella ragazza bruna, con capelli lunghi, sciolti e direi vaporosi, tanti capelli, occhi neri e sguardo diretto. Maestra molto giovane, pensai. Subito dopo le presentazioni cominciò a parlare la maestra in un buon italiano, senza accenti dialettali. Espone con sicurezza ciò che era per lei la danza classica e come portava avanti il suo lavoro per un insegnamento serio e rigoroso. La maestra parla
parla e io penso Alessandra Carmignani è giovane, ma la maestra ha gli attributi. E così iscrivo Maria Teresa e l'anno dopo anche la piccola Maria Elena. Grazie Alessandra, ma i bei capelli. A proposito di capelli, i capelli sciolti, perché poche volte ti vediamo con il capello sciolto. Avevamo una foto nel cassetto di tanti anni fa, io ero piccola e vedevo ancora la mia maestra ballare. Quindi il saggio era con la maestra che ballava ed è stato un privilegio enorme. E vorrei invitare qui sul palco una tua allieva, ex allieva, Moira Lena Tassi, mia compagna di corso, e a proposito di capelli sciolti, quindi vediamo un po'. Innanzitutto buonasera a tutti, grazie Cristina e complimenti alla festeggiata. Allora, Cristina, dovete sapere che insomma, ho organizzato tutto e mi ha chiamato... Non sono stata da sola chiaramente, infatti lo vediamo, tante persone, tanti ex allievi, tanti allievi che insomma stanno nella tua scuola. Stanno partecipando questa sera proprio per festeggiare Alessandra. E allora dovete sapere che alcuni giorni fa mi ha chiamato e mi ha detto: guarda, stiamo organizzando appunto questa festa sorpresa per Alessandra, vuoi partecipare? Beh, io non ho esitato un attimo, poi subito gli ho detto: beh, io devo fare qualcosa. Voglio omaggiare la mia maestra di danza. E così lei aveva già, penso che tu immagini già quello che potrà essere. Allora, intanto te lo faccio scartare e poi spiego mentre tu lo scarti. E quindi mi chiama e pensate che già Cristina mi aveva letto nel pensiero, perché aveva già una foto pronta. Ora lo vediamo, dai, scarpa. Lei ha sempre tutto pronto. Sempre, Ale, non Cristina è sempre veramente nel pezzo, come si dice, no? E l'unica cosa che mancava era una cosa che è preziosissima. Preziosissima, quindi diciamo che ho ricostruito una foto di allora e c'ero anch'io, e quindi eri su questo palco un po' di anni fa, non tanti, dai, un po' di anni fa, e mancava il piedino di Alessandra, la sua scarpetta, e poi era subito Cristina qua, questo piedino va ricostruito, va rifatto, assolutamente, mi impegnerò nella ricostruzione. Speriamo di no. C'è una verità, perché io dietro ogni opera dal vivo non l'avevo visto ancora, solo in foto, ecco. Ho seguito tutta l'opera dal bozzetto alla conclusione. Beh, perché come vedete c'è un nastro di raso rosso che rappresenta la passione per la danza. Poi noi ballerine, perché anch'io un pochino ho ballato grazie ad Alessandra, e ho dei bellissimi ricordi, veramente meravigliosi. E tra l'altro adesso ero dietro le quinte e li ho rivissuti un po', perché vedo queste splendide ragazze, veramente una più bella dell'altra, che stanno accomodarsi il vestitino e la scarpetta e qui e là, cioè, e quindi mi rivengono in mente tanti bellissimi ricordi, veramente. Quindi dico alle mamme, non le buttate via tutte le scarpette, perché mia mamma mi ha conservato alcune scarpette, ogni tanto così le guardo e mi piace ricordare. Sì. No, poi sai che
puoi tornare anche a danza in questa scuola. Benissimo, allora. Noi ti aspettiamo, allora vi torniamo molto molto volentieri. Però Alessandra, volevo leggere questa dedica dietro, sai, perché è una bella dedica che ha un significato anche per tutte le ballerine e ballerini che sono presenti. Allora, intanto il nastro di raso rosso sul quale scorre la passione per la danza ha un inizio, ha avuto un inizio, perché non è che sei nata, no, come nessun ballerino è nato ballerino, ma mai una fine, ma mai una fine. Infatti questo nastro rosso, vedi, ha un inizio, ma è come se non avesse una fine. E poi c'è una frase di Carla Fracci che mi piace, insomma, ricordare, che ho voluto scrivere: toccare, commuovere, ispirare, è questo il vero dono della danza. Cara Alessandra, quel nastro di raso rosso ti accompagnerà sempre, e quel dono magico di cui parla Carla Fracci e ti ha fatto sognare tante allieve e anche me, e stasera saranno loro che sogneranno con te. Grazie Moira, grazie. Thank you.
Thank you.
dei propri traguardi che diventano poi traguardi condivisi. Alcuni non sono potuti essere presenti per impegni e problemi diversi, altri purtroppo non ci sono. Io vorrei però salutare e chiamare qui sul palco Stefano Capitani, Franco Corsi, Francesca Bizzirri, prima allieva poi collega. Buonasera. So che tenete tanto a ricordare il maestro Boris con semplicità. Il maestro è stato il collega di una vita per Alessandra, l'amico, e quindi lascio a voi la parola. Francesca, introduci tu. Il microfono ce l'ho, è solo da azionare, per cortesia. Grazie. Allora, Boris, tanta roba, come si dice adesso. Penso che prima se ne parlava, non abbiamo preparato molto, però se ne parlava e dicevamo che ovviamente a ognuno di noi aveva dato un soprannome, era anche per lui, no? Quindi ad esempio ero French. Vabbè, è un intervento non preparato esattamente, come prima di partire da Roma, Boris ci portava a Roma due o tre volte, e ogni volta il giorno prima, Boris, ma cosa andiamo a parlare? Non preoccupa che Alessandro ci pensa, domani vedi tutto, tu ci si parli forte e tutto viene bene come sempre. Questo era ritradotto in un mix di 5-6 lingue. Ci voleva veramente un traduttore fatto apposta, perché chi non conosceva Boris non sapeva e non capiva quello che diceva. Quindi avevamo un gergo nostro che immediatamente capivamo. Infatti, man mano negli anni si affinava, diventavamo sempre più, come dire, esperti e sempre più affiatati a capire quando bisognava stendere bra come mortacci oppure balconata, quando dovevi alzare balconata, già sapevamo. A proposito di balconata, Francesca, tu potresti raccontare quanto? Sì, perché in realtà il gruppo di quel periodo, la famosa balconata, noi siamo rimasti tali, cioè ancora abbiamo il gruppo WhatsApp, la balconata. Perché lui ovviamente diceva sempre di far vedere, dimostrare il più possibile la nostra balconata per essere sempre più aggraziati, più femminili. E quindi è rimasto questo come segno nostro. E invece mi ricordo anche i ragni di Boris. I ragni di Boris è nato uno dei primi gruppi Facebook, quando Facebook, diciamo, non era proprio agli albori, ma per noi, insomma, della generazione di mezzo, ci addentravamo a capire come si crea un gruppo su Facebook. Allora diciamo, perché non facciamo un gruppo su Boris? E abbiamo chiamato i ragni di Boris, perché quando eri storto in guardabile faceva tu storto come ragno, e allora i ragni di Boris. A me piace ricordarlo così, insomma, allegramente, un po' come avrebbe fatto anche lui, perché era il suo modo anche di essere. Quindi lui è l'ultimo arrivato, è stato uno degli ultimi, insomma. Buonasera a tutti, io sono arrivato 7 anni fa quasi, negli ultimi anni di Boris, purtroppo. Però mi ha portato qua, ho conosciuto Alessandra, ho conosciuto tutti voi, mi avete accolto come una famiglia, sono molto contento e onorato. Sono stato con Yekin per Alessandra l'ultima volta, grazie ancora. Boris. Boris sarà sempre Boris. A me chiamava amore, tesoro, dipende da essere bravo oppure no a lezione. È un personaggio che con i suoi 4 cappuccini al giorno rimarrà sempre nei nostri cuori. Tu hai qualcos'altro da ricordare forse? Con le scarpe. Questo bellissimo. Ce l'hai raccontato prima dietro le scarpe. Non c'era nemmeno l'ale, quindi non so nemmeno se lo sai questo.
Era il saggio, il primo saggio in cui c'ero anch'io, quindi è il sogno di una notte in mezz'estate. Faceva particolarmente caldo, come tutti gli anni a Città di Castello, insomma, per il saggio. E... però Boris, irrinunciabile, aveva sempre e solo gli scarponi Dr. Martens gialli, slacciati, anche con 40 gradi all'ombra. E ci vedeva un po' giù, insomma, per la temperatura, diceva: ragazzi, oggi prove, vi vedo smosciati. Oggi ci penso io, cambiamo un pochettino l'atmosfera. Raffaella Carrà inizia Maracaibo e mostra piruette. E aveva avuto 70 anni e più, sì, 70 da quel dì, e mostrava: adesso voi fate tombe, fate pure piruette, quattro piruette. Con gli scarponi a oltre 70 anni. Vabbè, io me ne vado. Grazie ragazzi. Francesca, torni dietro le quinte perché la serata è lunga. Francesca ha seguito tutta la parte delle coreografie, è stato un supporto notevole per tutti. Ha rispolverato, impressionato, come possiamo definire questa missione concentrata, poi avvicinata al saggio. Esatto, è stata bella intensa, ma ce l'abbiamo fatta. Allora, vorrei invitare qui sul palco, sempre per la categoria colleghi, Valeria Ciabottini, amica, collega del bellissimo percorso dell'Associazione Culturale Autore, e il maestro Victor Pino, maestro dei maestri, non ha bisogno di presentazioni. È un onore averla ospite questa sera, tra l'altro ha regalato due splendide coreografie, una l'abbiamo inaugurati, Dancers at Work. Cominciamo con te, Valeria. Sì, volentieri, grazie. Beh, che dire, Alessandra è una mia carissima, carissima amica, e come amica è straordinaria, meravigliosa, non so che dire di più di così. Poi come professionista, al di là dell'amicizia che è grandissima, come professionista è veramente straordinaria. Cioè, lei è riuscita a fare delle cose, anche quando c'era l'Associazione Ottobre, facevamo gli spettacoli, eccetera, lei realizzava le cose in 5 minuti, una cosa che non ho mai visto a nessuno, nessuno faceva così. E poi il rigore, la precisione, la bravura, la creatività, insomma, che dire di più? Alessandra è straordinaria e per questa città è stato veramente un punto di riferimento importantissimo, e questo lo condivido con voi perché siamo tutti d'accordo. Alessandra ho conosciuto quando ero giovane, ragazzo, avevo 27-28 anni e Alessandra veniva a studiare con me a Roma, a Piazza di Cedra, a scuola di Renato Greco. E poi siamo stati insieme a Amalfi, che famosi stage che abbiamo fatto tanti. Conoscevo un amico, Lorca Miassin, che abitava in questa città e spesso veniva a scuola da Alessandra Sanitaria. Grazie. Ancora ci sta. Ancora ci sta. Passati un po' di anni. Grazie maestro. Vi ringrazio e la danza continua. A maggior ragione su questo palcoscenico, per me sacro direi, dove tutto è iniziato, dove tu
mi ha insegnato ad esprimermi e a comunicare con il mio corpo, a mettermi a nudo, a mettermi in gioco, cercando di superare i miei limiti, senza aver paura di essere quella che ero, tua piccola allieva qualche anno fa, e oggi quella che sono. Eccomi quindi stasera a ringraziarti, così come posso, del mondo magico che mi hai fatto conoscere. Thank you.
Thank you.
that. Yeah.
scatola della pece, immutata nel tempo, realizzata da mani esperte così familiari. Tutti i nostri piedi si sono immersi almeno una volta in quella scatola di polvere magica, sfregandone in fondo ripetutamente, frantumandone i gialli cristalli, replicando il rito prima di ogni diagonale. Posizionata all'angolo sinistro della grande sala, sotto la finestra, incollata dal tempo, ha regalato a generazioni di ballerini la sicurezza, appiccicando polvere miracolosa alle nostre scarpette. Non abbiamo temuto i passi più arditi, i pavimenti più scivolosi, la pece aderiva a quel tanto necessario a garantire un movimento libero ma sicuro. Così è la danza che ci ha insegnato, attaccata alle nostre vite, quel tanto che basta, senza illusioni, senza costrizioni, una colla di promesse mantenute, che ci ha guidato nelle scelte, infondendo fiducia, senso del bello, dell'opportuno, della correttezza, del rigore. Per questo resterà immutata nel tempo, perché la nostra danza, la tua danza, ha un dono speciale, come la pece, rende audaci, ma al tempo stesso salva delle cadute. Grazie, maestra. Thank you.
tra le mie teorie. Poi, non in ordine di importanza, ma casuale come mi viene in mente, perché anch'io sono emozionata, quindi li dico a caso. Allora, chi abbiamo lì? No, allora, vengano i nostri musicisti Bodyguard, Fabio Battistelli, Paolo Chiorucci e poi il nostro Walter. Bravi! Sono tre angeli di storia, praticamente, tre fermati, tre qua. No! Allora, sì, ripeto, non in ordine di importanza, in ordine sparso. Abbiamo Stefano, vieni, e Franco. Poi abbiamo i miei due cantanti, Emi D'Alempero, che già conoscete, e Consuelo Giratori, la nostra poverita cantante. Brava! Nomi, dove sono i nostri ballerini fantastici che hanno fatto, eccoli, scusate, venite, prego. Super mamme, meno male, proprio belle, però vi ricordo sempre a tutte quante, proprio non riesco a scordarmi i vostri volti, quindi queste due ragazze, soprattutto la Cristina e la Teresa insieme, sono
pericolose, devo dire francamente, perché organizzano il mondo, quindi brave. Io, che dire, se fosse domani ricomincerei da capo, ma non posso perché il tempo è passato, quindi diciamo che io ho fatto i primi 50, quegli altri 50 li fate voi. Brava! Dal teatro, davanti alle entrate artisti, potremo bere e commentare la serata tutti insieme. Grazie a tutti, grazie ad Alessandra. Thank you.